Tutto bene? Allora, io mi sono appena alzata un quarto d'ora e niente, mi sono lavata, cambiata. Adesso faccio uscire Danko. Adesso che dorme, vai su, la lascerò dormire e voglio essere stamani puntuale, voglio andare all'Eurospin. Siccome devo fare un po' di spesuccia, non chissà che cosa, però la devo fare, allora voglio andare lì. Sono oggi 9 giorni di nuovo che non vado a fare la spesa. Compro il pane fresco ora, comunque sia al panificio davanti anche al bar, però che non vado a fare la spesa sono 9 giorni. E niente, ora ho bisogno di andare perché comunque mi mancano delle cosine che devo comprare. Poi ho visto ci sono tanti prodottini anche in offerta da questo mese, ho voluto e voglio andare lì. Scusatemi, non ho ancora preso un caffè, sono un po' mezza moribonda. Comunque niente, adesso io vi saluto e ci vediamo dopo appunto con la spesa. Buongiorno ragazze, buongiorno. Allora, ora sono un pochino più pimpante perché ho preso il caffè e ho fatto colazione, ma proprio adesso che sono arrivata a casa, ragazze. Non l'avevo fatta prima perché, come vi dicevo, volevo andare a fare la spesa e appunto ho fatto il prima possibile. Sono arrivata all'Eurospin alle 9:28 e già avevo 8 carrelli avanti a me. Ma proprio volevo andare all'Eurospin perché comunque avevo visto c'erano delle offerte sulla frutta, la verdura. E allora sono appunto stata lì, sinceramente. Che appunto vi farò vedere dopo perché ci sono le cassette. No, vabbè, comunque, man mano che poi vi faccio vedere la spesa, ve le faccio vedere anche quelle. Sono cassette di frutta. E nulla, ragazzi. Allora, partiamo subito. Allora, io ragazzi vi dirò più che altro i prezzi che mi ricordo, perché sinceramente lo scontrino è lunghissimo e andare a ricercare prezzo per prezzo non mi sembra il caso. Magari ecco ve lo stilo qua, se volete fare ecco uno screenshot dello scontrino per vedere appunto i prezzi, fatelo pure, ecco. Ho speso 3 euro se non sbaglio. Sì, 103,45. Allora, partiamo subito. Allora, ho preso questi panini al latte buoni per merenda e colazione. A casa mia non piacciono, però io ci vado matta. Erano in offerta 1,20 euro, 1,19 euro e li ho voluti prendere per quando sono a casa e li ho voluti acquistare, appunto. Poi ho preso, partiamo subito con i troiai, patatine. Ho preferito prendere i pacchettini così oggi, perlomeno se Asia vuole fare merenda, ora si va incontro al fine settimana e quant'altro, anche la sera vogliono mangiare un pacchetto di patatine, lo mangiano questi piccolini perché alle volte si apre il sacco grande, il pacco grande e non viene consumato. Quindi quei croccantini a formaggio, mi sembra quasi 1 euro. Ho preso questi della Mambo Kids, le chips. Anche questa in versione qui. Allora, ragazze, credetemi se vi dico che queste sono molto più buone di quelle che vende la Coop e costano 20-20 centesimi meno, su per giù di quelle della Coop. E niente, poi sempre per quanto riguarda patatine, ho preso queste che sono veramente buone, gusto barbecue. Vi consiglio di provarle. Il pacchetto non è esagerato, sono comunque 120 grammi, poi non è pienissimo, arriva fino a qui e ragazzi, queste finiscono veramente velocissimi. Poi ho preso un pacco di zucchero della Dolciano, mi sembra di circa sui 60 centesimi, 59. Poi ho preso il lattuglino dell'Amo Essere Biologico, 99 centesimi era in offerta. Poi il condimento per pasta e riso senza olio, ho preso quello grande, barattolone grande, perché era in offerta 1,79 euro e ci posso fare insomma anche un paio di volte i condimenti, piuttosto che prendere quelli piccolini e comunque vengono 1,19 euro e ci faccio solo una volta,
una volta, quindi spenderei di più in offerta. Ho preso questo che magari ci condisco la pasta, il riso, ora che si inizia con la stagione più calda, appunto ci vanno il couscous, riso, pasta fredda, queste cose qua. Poi due lattine di birra, 50 centesimi in offerta, ne avevo già altre in frigo ma era in offerta, ne ho prese due. In offerta anche queste olive verdi denocciolate a 99 centesimi, prezzo ottimo. Ho preso il salame cacciatore italiano, quello buono, a 1,89 euro, che è, come si dice, che è prodotto da Giuseppe Citterio, ve l'ho fatto rivedere diverse volte, e niente, questo è molto molto buono, provatelo anche da Spin, e costa la metà di quello che si comprerebbe da altre parti. Ho preso gli asparagi perché li ho fatti l'ultima volta al forno e a casa mia sono piaciuti, nonostante a mio marito non piacciono, e li ho pagati intorno a un euro, quasi 2 euro insomma mi pare. Poi ho preso le banane, allora erano in offerta queste a 79 centesimi al chilo, e allora ne ho prese due belle teste, diciamo, una più matura e una meno, anche per fare le barrette poi per... fatte in casa, insomma, che per mio marito che va in bicicletta, le banane si consumano. Poi il tè, simile all'estate, anche questo ragazzi è un prodotto di Eurospin che vi consiglio perché sembra proprio di bere l'estate, è molto buono, costa 1 euro se non sbaglio 20 e sono 4 brecchettini. Poi allora vi faccio vedere prima le barrette cereali, ho preso queste barrette, anche ho sbagliato perché ne ho prese 3 di cioccolato, erano in offerta a 99 centesimi e all'interno ce ne sono 3. Queste sono anche uno spezzafame, magari ecco a metà mattina o a metà pomeriggio, se avete fame, secondo me sono buonissime, costano all'incirca 1,59 euro, oggi erano in offerta a 99 centesimi, pensavo di averle prese tutte e 3 al cioccolato, quindi nocciole e cioccolato, invece ne ho presa una con mandorle e mirtilli rossi, che tanto a me piace tantissimo, quindi... comunque ne ho prese 4 confezioni. Poi, sempre di schifezze, ho preso due choco stick per Asia, simil Mikado, della Dolciando. Tra l'altro hanno cambiato la confezione, hanno rinnovato e ci piace. 1,19 euro, quindi veramente poco. Ho preso il condimento aglio, olio e peperoncino. Io diciamo, anche se la faccio con i bimbi spesso la pasta aglio, olio e peperoncino, quindi col peperoncino fresco, l'aglio, il prezzemolo, molte volte però quando non hai voglia di cucinare o mangi all'improvviso, ecco, magari alle volte mio marito torna da bicicletta a pomeriggio, non ha pranzato, e piuttosto che fargli un panino, io dico ma ti butto un po' di pasta, lui no, 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 invece magari quando si va a fare la doccia, 5 minuti gli butto un po' di pasta e gliela condisco velocemente con un cucchiaino di questo, un po' di olio leggermente scaldato e va bene, diciamo. Pagato, non mi ricordo, prima i suoi biscotti preferiti erano le gocciole, adesso non le mangia quasi più, nel senso mangia gli piacciono molto i, vabbè, Nutella Biscuits e i nascondini sono i suoi biscotti preferiti. L'altro giorno, no, l'altra spesa alla Coop, le comprai questi qui, le gocciole della Balocco, e mi sono piaciute perché rispetto alle gocciole quelle tradizionali mi ha detto che erano meno, c'era forse più cioccolato, meno dolci, non lo so come mai. Allora ho voluto provare questi della Dolciando, che tra l'altro io le ho comprati diverse volte, ma adesso che non li acquisto da tanto non mi ricordo com'è il sapore. Comunque so che ad esempio a Debbie G piacciono, lei e la sua famiglia le compra spesso, e allora mi trovavo lì e a 1,79 euro ho voluto acquistarli. Quindi ciao Debbie, ti mando un bacione se vedi il mio video, e poi proveremo appunto come sono. Niente, poi vi faccio vedere, ho preso i funghettini, questi qui trifolati, delle delizie del sole, che a me piacciono appunto anche da mettere sulla pizza, sulla carne, sulle fettine di carne, scaloppine e funghi. Poi e poi ho preso questi sempre funghi trifolati, questi col prezzemolo mi pare, questi invece sono lisci, l'ho pagati 65 centesimi ciascuno ragazzi, davvero pochissimo. Poi ho preso un po' di pasta da tenere in casa, anche se la macchina della pasta ci faccio tagliatelle e spaghetti di questo periodo, e ho voluto comprare, secondo me questa pasta, io ve l'ho sempre detto, è buonissima, non quella dell'Eurospin, quella col marchio più dei tremolini, ma questa qui trafilata al bronzo secondo me è una delle migliori che hanno lì all'Eurospin, insieme a quella delle tre stelle, però
a paragone delle tre, quella dei, come si chiama il marchio di tre stelle, questa secondo me è migliore. Quindi ho preso due fusilli trafilati a bronzo, 65 centesimi, e i tre mulini, le pennette, e anche gli spaghetti li ho preso, vabbè, non importa. E anche questi trafilati al bronzo e ci piacciono tanto, io l'ho provato diverse volte e sono buone. A paragone io uso spesso la Mulisana perché qui la Rumo costa veramente cara, in Coop andiamo su prezzi tipo a pacchetto 1,35 euro per mezzo chilo di pasta e mi sembra veramente un eccesso. E la Mulisana invece si riesce a comprare ma sempre a 99 centesimi 1 euro a pacchetto anche quella e mi sembrano prezzi davvero esagerati. La mia amica Maria Cristina Groppo, che saluto, ciao tesoro mio, lei ha al supermercato dove abita lei questo Dem che quando ha fatto il video spesa ho visto i suoi prodotti, anche la passata di pomodoro Mutti, due bottiglie a 1,29 euro, qui solo in Coop una bottiglia di Mutti costa 1,29 euro, dove la pago meno è dalla Lidl, 99 centesimi. Ora ragazzi volevo andare a fare spesa allo Spin, ve l'ho detto perché c'erano delle offertone e quindi sono andata lì, poi era veramente tanto che non andavo e ho fatto un po' di scorta di gelati, queste cose qua, ecco, che ci piacciono. Infatti ho preso anche i wafer, che secondo me questi, nemmeno quelli della Loacker li battono ragazzi, dovete provarli, i wafer della Dolciandola, nocciola, costano 65 centesimi, sono doppi, cioè non è una striscia sola, sono a due. E veramente sono, secondo me, i migliori wafer che noi abbiamo mai mangiato. Poi, dato che ero lì, ho fatto tutta la spesa lì, perciò ho preso anche il tonno all'olio d'oliva dell'Ondina, qualità pinna gialla. Secondo me questo tonno non è malaccio. Io prendevo l'altra marca, Tena, di Eurospin, se non sbaglio, ma questo secondo me è la qualità superiore. E anche questo ho pagato 2,20 euro. Poi ho ripreso i crackers di riso soffiato, 99 centesimi, prezzo molto buono. Una tavolettina di cioccolato fondente, ogni tanto qui qualche sfizzettino, soprattutto a Asia mi piace il cioccolato fondente. Poi ho preso le caramelle alla menta, caramelle ripiene alla menta, 99 centesimi. Ho preso queste della Dolciando Simil Galatine, 99 centesimi. Prosciutto cotto a cubetti a dadini 1,59 euro, anche questo mi è mancato come prezzo soprattutto, tanto scade il 17 giugno, quindi ancora un bel po' per consumarlo. E poi ragazzi, il prezzo è veramente ottimo rispetto a quelli che ho trovato in giro nei supermercati in questi mesi. Il patè spalmabile al tonno, sempre dell'Ondina, 1,19 euro. Altre caramelline alla menta, anche queste 99 centesimi, su per giù. Poi ho preso, ragazzi, queste mozzarelle e mi fa piacere questa cosa, ve lo dico subito. Io al bar prendo il latte Maremma. Ieri questo ragazzo che mi porta il latte me l'ha detto che sarebbe andato da Eurospin. Praticamente Eurospin qui sta introducendo delle marche di grandi, comunque, di grandi, come si chiamano? Di grandi ditte, ecco, tipo la Amadori, l'Aia, e poi c'è anche Mucchi, poi anche Invernizzi e come si chiama quell'altra marca? Nonno Nanni. E sono stata contenta che ho trovato le mozzarelle della Molisanella, marca appunto Maremma, che porta il latte Maremma, italiana, mozzarella fior di latte senza conservanti, 4 mozzarelle da 100 25 grammi a 1 euro, quasi 2 euro ragazze, anche perché erano in offerta, sono veramente contenta. E poi c'erano anche quelle loro dell'Eurospin, quelle con la carta bianca e il cosino blu. Comunque ragazzi, sono veramente veramente contenta, ne ho preso un pacco, tra l'altro scadono, insomma mi sembra il 7 di giugno, quindi per me oggi è il 20, no, per me oggi è 23, sabato 23 di maggio, queste scadono il 7, quindi ho comunque una decina di giorni per consumarle, quindi se ci voglio fare la camicia o quant'altro le ho. Poi anche questa novità, parmigiano reggiano grattugiato marca italiana, Zarpellon della parmigiano reggiano, vedete,
pagato 1,10 euro, sono 100 grammi e appunto è parmigiano reggiano, che a parte comunque già si trovava lì all'Eurospin, mi ha fatto piacere e ho preso anche questo. Poi passiamo, salmone norvegese affumicato 3,19 euro in offerta, scade questo il 15 giugno. Poi ho preso due confezioni di salame Milano, 1,09 euro, questo ragazze è buonissimo, delle fresche fette, carne italiana sempre, ora hanno inciso in tutti i loro prodotti, penso dopo quello che è successo, questo marchio italiano. E poi prosciutto cotto, ne ho prese due confezioni, prosciutto cotto di alta qualità, sempre delle fresche fette, 1,59 euro, e sempre delle fresche fette, la mortadella di Bologna a 1,49 euro. E questi affettati qui sono buonissimi, questi qui delle fresche fette di Eurospin, ragazzi, sono veramente buoni, costano il giusto, e li puoi tenere a casa perché comunque hanno una scadenza, appunto, anche il salame a luglio, il prosciutto cotto a giugno, l'8 di giugno, ma questi tra l'altro li ho presi perché mio marito lunedì va via, vi devo fare due panini, e questo primo luglio la mortadella, quindi ragazzi, figuratevi. Se uno in casa appunto non ha niente, vuole fare una focaccia ripiena veloce al momento, tiene questi affettati in frigo e li può fare. Poi ho preso anche l'arrosto di petto di pollo che scade il 4 di giugno, questo qui tra l'altro molto breve, però vabbè, tanto Asia lo consuma perché ci fa merenda, e ragazzi vi dico che questo qualità prezzo è buono, perché molte volte non lo trovi meno di 1,99 euro, così questo dell'Eurospin 110 grammi costa 99 centesimi e ragazzi è buono, lo potete usare per una cena, per fare degli involtini, appunto per una cena mettete questo petto di pollo arrosto con un po' di insalata e pomodori e vi viene una cena sfiziosa al momento, oppure anche degli involtini con del Philadelphia, l'erba cipollina, un po' di olive, mozzarella, insomma ragazze, per 99 centesimi, 110 grammi, ci fate una bella cena. Ovviamente 110 grammi, questo per una persona, cioè a mio marito ce ne vogliono due confezioni, ora io non le ho presi per sostituire una cena, ma per Asia, perché lei ogni tanto li garba nel panino per fare merenda, gli piace. Poi ho preso questo formaggio, la Gouda si chiama, 1,89 euro. Poi il limone, quello, il succo di limone, perché quando sono uscita mi sono scordata i limoni e allora passando ho preso questo qui alla cassa. Poi le uova, ho preso 18 uova, no 15 scusate, 2,45 euro. Poi ho preso le fette, queste filone a fette con farina di segale, ragazze, anche questo ve lo straconsiglio, è veramente buono. Cerco di non guardarlo, lo metto nella dispensa perché voglio che voglio fare le fette di pane per mio marito che lunedì va via un giorno per lavoro con questo pane che è fantastico. Poi ho preso una passata di pomodoro di Delizie del Sole, era in offerta a 39 centesimi, mi trovavo lì anche se mio babbo mi ha dato le salsa di pomodoro, ho voluto prenderla una per tenerla in casa. Poi la farina 00, un pacchetto, 39 centesimi. I cetrioli, cetriolini, in offerta 99 centesimi, quindi prezzo molto buono. Ho preso i fusi di pollo, che scadono il 31 maggio, la prossima settimana, quindi li devo fare anche velocemente, 2,49 euro. Ho preso i frullini, questi qua, buon mattino, simil gran turchese se non sbaglio. Ragazze, provateli. Basta, solo questo, costano veramente, erano in offerta 99 centesimi, ma a prezzo pieno mi sembra vengano 1,19 euro, non di più. Ragazze, vi dico, provateli. Sono a pacchettini dentro, divisi così a pacchettini di 1, 2, 3, 4 mi pare. Ragazze, dovete provarli, vi dico solo questo, sono buonissimi, buonissimi. E costano la metà di quelli, diciamo, originali, che si chiamano gran turchese. Io, fossi voi, li proverei se non li avete già provati. Poi, come vi dicevo, hanno portato anche la roba dell'Amadori, quindi la carne, e allora ho voluto prendere da tenere in frigo le cotolette sottili dell'Amadori, 1,99 euro, due fette, scade il 2 giugno, quindi c'ho ancora una decina di giorni per consumarle, prezzo davvero ottimo. Poi due di latte, latte intero, 60 centesimi. Poi ho preso una cassettina di albicocche, erano arrivate stamattina e la ragazza appunto che lavora lì da Eurospin mi ha consigliato queste, che erano appena arrivate, pagate all'incirca. Queste albicocche pagate 3 euro
aspettate, fatemi vedere perché le avevo viste. Ah, 3,99 euro e sono 1,2 kg. Erano appena arrivate, ragazze, quindi ho voluto prendere la cassettina. Lo stesso riguardo alle mele. Le mele sono 2,3 kg, pagate 4,57 euro della Valve Nosta. Sono buonissime queste mele, ho voluto prendere la cassettina perché comunque mi facilitava anche il trasporto e quindi niente, ho preferito, messe insomma per benino, secondo me gestivo meglio la situazione. Lo stesso le melanzane, pagate 4 melanzane che sono 1,5 kg, 2,07 euro, ragazze, è un prezzo abbastanza buono perché comunque le melanzane sono belle grandi e sono contenta che hanno rinnovato il reparto ortofrutta. Appunto di verdure e frutta, hanno messo tutte le vaschettine così, hanno cambiato, insomma vi dico, hanno gestito un po', hanno fatto una bella cosa, ragazze. L'unico neo è il fatto che si possa fare la spesa così velocemente ancora, insomma sempre con le mascherine, guanti, entrate insomma sempre gestite da loro, quindi bisogna aspettare, bisogna metterci in fila, lo sapete meglio di me. Comunque vi voglio far vedere nel frattempo il mio babbo cosa mi ha portato dalla terra ieri. Le prime zucchine bellissime, tra l'altro queste anche con i fiori, ragazze, veramente eccezionali. Infatti ieri quelle che avevo in frigo, che avevo preso al supermercato, alla Coop, le avevo ancora in frigo, ho fatto un risotto veloce con le zucchine, così me le sono levate e adesso, guardate un po', ho quelle del mio babbo. Lui mi ha portato queste zucchine e una bella testona di insalata. Ecco perché a fare la spesa ne ho presa solo una. Allora, adesso venite con me e vi faccio vedere appunto cosa ho preso di surgelato. Allora, non vi spaventate ragazze perché il mio freezer è messo veramente maluccio, molto male male, quindi adesso vi faccio vedere cosa ho acquistato di surgelato per non, insomma, se no si scioglieva subito. Questi 6 sono ricoperti con panna fresca e pagati 1,19 euro, prezzo molto molto buono. Poi ho preso i ghiaccioli che a casa mia, ragazza, e me vanno tantissimo, e quindi sono 20 ghiaccioli, ragazze, al prezzo di 2,99 euro. Ora li rimetto dentro, prima vi faccio vedere qua dietro. Poi 6 barrette, queste sono buonissime, 6 barrette panna e mu, ragazze, dovete provarli, a 1,19 euro in offerta. Dovete provare i gelati della Dolciando, che secondo me sono i migliori. Poi lo stecco, questo che piace anche tanto a casa mia, 6 stecchi con limone e liquirizia, veramente ottimo, 1,49 euro, ragazze, in offerta. Quindi ho preso 3 di queste, il ghiacciolo, poi ho preso questi qui, 12 biscottini alla vaniglia, in offerta anche questi a 1,29 euro. Poi ragazzi, ho preso 2 di questi, 99 centesimi, questi a casa mia dopo i ghiaccioli vanno veramente via come l'acqua di questo periodo, sono ghiaccioli da congelare con succo di frutta senza conservanti, li ho messi subito in freezer perché come vedete sono liquidi all'interno e ne ho presi per l'appunto 2 confezioni. E all'interno ci sono tantissimi gusti, limone, mela, arancio, ciliegia, e questi lo stesso, a casa mia veramente una confezione la finiscono in una sera mettendosi sul divano e guardando un film. Poi ho preso questi 3 tranci di pizza dei Tre Mulini, ops, ve la faccio vedere meglio. Questa qui è prosciutto e funghi, è buona, l'ho provata diverse volte questa quadrata, era in offerta a 2,99 euro. E ho preferito questa a quella margherita perché costava 3,99 euro, questa era in offerta, in più era già farcita e quindi ho preso quella. Allora, ora sistemo di nuovo la roba perché mi sta suonando. Questi ghiacciolini provateli anche questi, ragazzi, sono molto sfiziosi anche per i vostri bambini, se non volete dargli un ghiacciolo appunto intero perché è troppo freddo o quant'altro, quelli sono ottimi. Però noi, guardate ragazze, questi penso che una settimana non mi dureranno. E poi ne avevo ancora dell'altri, come avete visto, barattolini San Montana, dietro avevo altri cornetti, 2 confezioni di cornetti, uno è qui, un altro è qui, Moresco, che ho preso ieri, insomma c'è un bel caos, ragazze, però io d'altra parte quando arriva l'estate questi 2 scomparti come minimo li devo utilizzare per i gelati a casa mia. Ora qua sotto devo sistemare perché ho un po' di carne sempre congelata e devo usare.
Allora, questo video lunghissimo finisce qua. Io spero che vi sia piaciuto, ragazze. È stato veramente un video di spesa così lungo, penso forse di non averlo mai fatto, però. Non il fatto della spesa, quanto è stata, come me la sono gestita io. E il freezer è veramente in condizioni pietose e, come vi dicevo, i primi due scomparti li devo utilizzare appunto per i gelati, perché a casa mia, come sapete, già è da un mese che noi, un mese e mezzo che qui non ho mai smesso di comprare gelati, perché come vedete nelle mie spese anche alla Lidl, Coop, almeno una confezione di gelato c'è sempre. Anche d'inverno, quindi figuriamoci, ed ora loro richiedono ghiaccioli, ghiaccioli, li mangiano tanto. E quindi, ragazzi, un po' di gelati sfiziosi, ho iniziato a comprarli un pochino di più per riempire il congelatore in modo tale appunto di non andare ogni 2 o 3 giorni a comprare il gelato. Però la spesa era abbastanza giusta, contenuta, comunque sia ora, anche se uno esce dopo 4 giorni a fare la spesa, diciamo che non succede niente, ecco. Mentre prima bisognava stare più tempo in casa e quindi gestire a meglio, insomma, il nostro tempo per fare la spesa. Anche se, come vi dicevo, io preferisco uscire. Oggi praticamente, ragazzi, sono 9 giorni, 10 giorni che io non andavo a fare la spesa. Sono andata venerdì scorso, se non sbaglio, venerdì o giovedì, non mi ricordo, e comunque sono passati 9 giorni e cerco comunque sempre di fare. Ehi, Monello! Una bella spesa in modo tale appunto da non andare sempre. Ora il pane, ha aperto anche il panificio davanti al mio bar dove noi ci serviamo sempre tutta l'estate, e quindi la pizza al momento, un pezzettino di schiaccia, il pane lo prendo sempre da loro, il forno Verani, che è buonissimo. Hanno due panifici, ce l'hanno proprio a Cecina, sull'Aurelia, e quindi se venite in ferie qui vi consiglio di andare a prendere la pizza dell'Erica, che è buonissima, la pizza rossa, buona, 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 buona. E niente, quindi prendo il pane sempre lì, perché ora di questo periodo magari già uno con le preparazioni così in casa. Sì, faccio anche il pane fatto in casa anche d'estate, io lo sapete, però ora che abbiamo ripreso il lavoro e quant'altro, magari c'è un po' meno tempo per farlo e quindi lo acquisto da loro, anche perché giustamente sono clienti nostri, noi siamo clienti loro e quindi è anche giusto darsi una mano, secondo me, fra tutti. Nulla, ragazzi, il terrazzo è stato finito, ve lo volevo far vedere. Da-da! Guardate un po'. Ora non sembra, ma hanno finito tutto. Hanno fatto anche all'interno appunto delle finestre, tutto in colore, e è finito tutto, ragazze. E così, senza niente, sembra un bel terrazzo, insomma, è bello spazioso, bello grande. Ora non si direbbe dal video forse, però vi assicuro che, ragazze, è molto 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 grande. E c'è anche spazietto qua. Ora qui c'ho le buste appunto della spesa, che poi le lascio arieggiare un giorno e poi le rimetto in macchina, le mie scarpe, perché io in casa non entro con le scarpe regolarmente, le lascio sempre fuori, quelle che sto utilizzando sempre. E il terrazzo, ragazzi, è molto grande, hanno finito, come vedete, tutto preciso, pulito, perfetto, hanno fatto un ottimo lavoro. E niente, ora manca appunto il terrazzo su in camera da letto, ma quello lo dovranno finire quando appunto gli daranno il permesso per mettere il camion, quello col braccio, qui in mezzo alla strada. Sono arrivati a farne metà, diciamo, di terrazzo, e vabbè, è così, ragazze, si sa, con le cose comunali ci vuole abbastanza tempo in tutti i posti. E niente, adesso vi mando un bacione. Vi auguro una buonissima giornata, spero che questo video spesa vi sia piaciuto, un po' chiacchiericcio, un po' di prodotti appunto che volete provare, fatemi sapere nei commenti se li avete provati e cosa vi consigliate anche di comprare se va dal loro spin, tante cosine, insomma. Vi mando un bacione e noi ci vediamo come sempre domani con un altro nuovo video, sicuramente sarà un vlog. A presto, ciao!